A margine dell'incontro sulla transizione energetica di oggi in provincia di Imperia, il presidente dell'ente, sindaco Claudio Scaiola, è nuovamente intervenuto sulla polemica relativa all'abbassamento delle temperature nelle case e nelle scuole del capoluogo, che ha scatenato una serie di botte e risposta. Scaiola, approfittando dell'argomento posto dall'incontro odierno, ha anche messo l'accento sull'importanza del risparmio energetico per evitare di trasferire denaro in Russia, di fatto arricchendo un dittatore come Putin, e ha così risposto alle polemiche. Guardi, io non voglio andare a fare ricordi antichi. Quando io andavo alle scuole elementari, portavamo noi ragazzi a turno, noi bambini, un pezzo di legno per la nostra stufa a legno. Ora io non credo che in aprile non sia possibile mettere un golfino in più e casomai un cappello in testa, risparmiare energia, che qualcuno paga e sono sempre i cittadini che pagano, e dare anche un buon esempio per riuscire a diminuire il consumo energetico del nostro paese. In questo momento ancora di più, quando vediamo i bambini al freddo, che non mangiano, e noi ci permettiamo di dire che un grado di meno o la chiusura del riscaldamento a metà aprile sia un fatto dannoso per la salute dei bambini, è una cosa vergognosa. C'è anche la polemica e le richieste del Centro per la tutela del malato in merito. Forse ignorano. Ignorano che le norme prevedono che la tutela dei malati ci sia sempre e per loro è sempre garantito avere ogni benessere possibile.